Ciao a tutti, mi perdonerete di nuovo l'uso della webcam che avevo abbandonato già un annetto fa perché garantisce una qualità audio e una qualità video pessima, veramente pessima, però volevo essere veramente rapido e lanciare un book tag nuovo. Penso che nessuno l'abbia ancora introdotto ed è, come dicevo, un book tag molto veloce e molto semplice. Lo intitolo Pagina 99 e si basa su un principio che è abbastanza noto a book editor e comunque nell'ambiente dei lettori. Non mi invento nulla, quindi l'idea in realtà è di Ford Madox Ford, uno scrittore britannico che forse da noi è poco conosciuto e sicuramente molto dimenticato. Io stesso non ho mai letto nessun libro di Madox Ford e lo conosco soltanto come scopritore di Jean Rhys. Ford Madox Ford aveva questa regolina personale, cioè lui leggeva di un romanzo la pagina 99, non l'incipit. Infatti diceva: apri il libro a pagina 99 e leggi, ti verrà svelata la qualità di tutto il testo. Questo solitamente perché un autore infonde molte più energie nello scrivere l'incipit di un romanzo e a pagina 99 ha già preso il ritmo e quindi, Madox Ford lo intendeva pagina 99 come circa un terzo del libro, cioè un terzo di un testo di 300 pagine, diceva che a un terzo sostanzialmente si rivela la vera qualità del testo perché lo scrittore ha preso il ritmo e quindi quello è veramente lo stile dell'autore, non è qualcosa di artefatto, rifinito, così come potrebbe essere l'incipit, che è fatto palesemente per attirare l'attenzione dei lettori. Questa regoletta io l'ho applicata molto spesso, anche su testi molto piccoli, anche di 100 pagine, ovviamente in quel caso vado a prendere pagina 33, non pagina 99, però effettivamente Ford Madox Ford è stato veramente geniale nel suo piccolo, nell'aver intuito questa regolina. E allora mi è venuta in mente, scusate la intro abbastanza lunga, perché non proporre come book tag quello di leggere la pagina 99 del proprio libro preferito o di un libro che ha particolare significato per noi o magari del libro che stiamo leggendo. Allora, pochissime regoline. Scegliere il libro e parlarne in modo da giustificare perché si è scelto questo testo. Leggerne la pagina 99 o una pagina corrispondente a circa un terzo, come stavo dicendo, se il testo è di 100 pagine. Va bene pagina 33. Se è un testo di 150 pagine, va bene pagina 50 e così via. Certo, se è un testo molto lungo, pagina 99 secondo me va più che bene. Cioè dalle 200 pagine in su, pagina 99 secondo me va benissimo anche per mantenere attinenza al book tag. E do come opzionali la scelta di un'immagine significativa e una musichina di accompagnamento come io farò. Perché il testo che ho scelto è Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Un testo che sto ancora attualmente leggendo e che mi sta colpendo tantissimo e che sto amando particolarmente, anche se nell'adolescenza non ero riuscito ad andare avanti più di pagina 1, quindi qui torna la bontà della regolina di Madox Ford e spero che la lettura di questa pagina sia già di per sé autoesplicativa della scelta di questo testo. Nel sogno c'è sempre qualcosa di assurdo e confuso. Non ci si libera mai dalla vaga sensazione che è tutto falso, che un bel momento ci si dovrà svegliare. Nel sogno le cose non sono mai limpide, e materiali come quella desolata pianura su cui avanzano schiere di uomini sconosciuti, ma era così tanto strana, così identica a certi suoi vaneggiamenti di quando era giovane, che Prosdocimo non pensò neppure potesse essere vera e credette di essere morto. Credette di essere morto e che Dio gli avesse perdonato. Pensò di essere nel mondo dell'aldilà, apparentemente identico al nostro, solo che le belle cose si avverano secondo i giusti desideri e dopo essere stati soddisfatti si rimane con l'animo in pace, non come qua giù, dove c'è sempre qualcosa che avvelena anche le giornate migliori. Credette di essere morto, Prosdocimo, e non si muoveva, supponendo che non gli toccasse più muoversi, come defunto, ma che un arcano intervento l'avrebbe riscosso. Invece fu un sergente maggiore che rispettosamente gli toccò il braccio. Maresciallo, gli disse, cos'ha? Non si sente bene? Solo allora Prosdocimo cominciò a capire. Pressappoco come nei sogni, ma meglio, scendeva dal regno del nord gente misteriosa. Il tempo rapidamente passava, le palpebre non battevano nemmeno più fissando l'insolita immagine. Il sole già risplendeva sul bordo rosso dell'orizzonte,
a poco gli stranieri si facevano più vicini, pur con grandissima lentezza. Qualcuno diceva che ce n'erano a piedi e a cavallo, che avanzavano in fila indiana, che c'era una bandiera. Così diceva qualcuno, e anche gli altri si illudevano di vedere. Tutti si mettevano in mente di scorgere fanti cavalieri, il drappo di uno stendardo o la fila indiana, benché in realtà distinguessero soltanto una sottile striscia nera che lentamente si muoveva. I tartari, osò dire la sentinella Andronico, come per spavalda la celia, il suo volto essendosi fatto bianco come la morte. Spero che questo book tag vi incuriosisca e che vogliate farlo, anche che come vedete è molto rapido da fare, se pensate che la pagina 99 del libro che proporrete può stuzzicare la lettura di qualcun altro. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video.